Benvenuti, bentornati sul nostro canale. Sto cercando di riprendermi decentemente guardando dallo specchietto cosa inquadro, perché sto usando quella posteriore che è un po' più carina. Vai pure. Allora, siamo in macchina, qui con me c'è anche Manu, non so se lo vedete, sì. E niente, puoi andare. Noi siamo ad Assi perché abbiamo fatto alcune commissioni. Siamo passati qui al borgo, non so se lo conoscete, perché comunque non siete di Assi. Non credo ci sia qualcuno di Assi. Fatemi sapere se c'è qualcuno di Assi. E niente, quindi siamo venuti a fare un po' di commissioni. Manu è poi andato a prendersi una bottiglietta d'acqua al borgo. E ora dobbiamo passare un attimino al bricco, perché devo prendere del terriccio. Che ieri mia suocera mi ha dato delle piante, quindi devo metterle nella terra e quindi mi serve un terriccio un po' particolare. Poi quando arriviamo a casa vi faccio vedere che cosa c'è di nuovo in casa come piante. E niente. Quindi mi sembra così strano vloggare con la telecamera posteriore, dover guardare e inquadrarmi decentemente. E boh, ci vediamo poi dopo. Ragazzi, ci sono un po' di piantine che dobbiamo mettere nella terra. Ragazze, oltre a Manu che mi fa lavorare, perché io devo poi andare via e si mette a fare cose che non deve, andiamo a mettere la terra con un aiutante. Non è niente da mangiare, lo faccio sulla tovaglia, poi la sbatto e la metto a lavare. Ovviamente queste piantine che mi ha dato mia suocera, poi me ne ha date altre e vi faccio qui vedere, così facciamo un po' di come si chiama, approvvigionamento di piante. Qua questo, a metterci qualcosa sotto, però... Poi vi faccio vedere. Allora, tolgo un po' di terra di qua, perché non riesco a metterla. Che non è messa troppa. Però forse è troppo piccola, perché sennò non si riesce a propagare. Non so se metterla in un altro vaso, poi devo andare a prendere un altro vaso, perché... Proviamo a mettere l'altro qua, poi vediamo. Meno di no. Questo video va così, poi il prossimo cercheremo di fare di nuovo le riprese un po' più carine, perché è già stata una giornata di... commissioni e quindi ovviamente non è che abbiamo fatto molto. Grasse, però mi sa che le metteremo in due cose diversi, perché quello più grande ci serve poi per il bonsai, quindi ne facciamo due.
Allora, avevo sbagliato, avevo messo il terriccio quello normale, ma non va bene. Quindi lo rimettiamo. Allora ragazze, qui c'è ancora questa qua che adesso dobbiamo trovarla un altro posto perché poverina sta ingiallendo, non vorrei che muoia anche questa. Qua ci sono queste qua, questa qua è una pianta grassa, questo è un pothos e questo è sempre tipo un pothos ma non so com'è. Qua c'era già quello che avevamo fatto insieme, qua mi ha dato una sansevieria e poi c'è il... bonsai che dobbiamo trovare il modo di farlo rinascere perché così è proprio messo male. Qua ci sono altri rametti di pothos che devono fare le radici. Oggi abbiamo comprato due piccole stelle di Natale. E qua c'è altro pothos che mi ha dato sempre mia suocera. Di qua c'è l'altra stella di Natale che poi vediamo dove metterla. Qui un'altra pianta tipo il pothos, ma non so cos'è, che deve fare ancora le radici. Sempre le piante grasse. E qui c'è la c'è l'edera che vogliamo farla crescere, vediamo se viene. Dobbiamo bagnare, ecco cosa non ho fatto, non ho bagnato quando l'ho messa. Pronto? Cos'è, rifallo? No. Dai! No. Dai! La zampetta telefono. E com'era? Pippu, pippi, pippu, pippi, pippu, pippi, pippu. Pronto? Sì? D'accordo? Pronto? Pronto?
bellissima. Si addorme. Si è crollata. Allora, ragazze, non so cosa sentirete perché c'è il coso che sta facendo rumore proprio adesso. Allora, ho spento un attimino il deumidificatore perché fa un rumore allucinante. Manna dice che non si sente, ma si sente. E niente, questo vlog è giunto alla fine, è un po' cortino, lo so, però come vi ho detto oggi è stata una giornata di... Aspettate che vi appoggio. Una giornata di commissioni, quindi non è che siamo riusciti a fare molto. E però avete visto che ho trapiantato delle, cioè piantato, perché quelle non erano trapiantate, delle diciamo talee di piante, che è anche un buon modo per risparmiare. Se avete qualcuno che ha tante piante, potete farvi dare un pezzettino di pianta, così voi la mettete in acqua, quelle che devono stare in acqua. Con il radicante? No, io non ho messo proprio niente. Alcune piante hanno bisogno del radicante. Dipende, tipo il potos, queste cose no, qua no. Sono... E vi fate dare queste piantine e poi le potete mettere un po' in acqua, un po' in terra. Tipo il potos, quella simile al potos, io le metto in acqua. Invece le piante grasse, mia suocera mi ha detto tranquillamente di rimetterle nella terra, quindi io ho fatto così. E quindi è un modo veramente per risparmiare, ma avere comunque delle piante in casa. Se avete qualcuno che ne ha tante, gli chiedete questo favore e potete farvi anche voi un po' di verde in casa. Quindi possiamo metterlo in un... Stupide mosche. Possiamo metterlo nella nostra rubrichina come risparmiare. Perché veramente risparmiate, calcolate che costano un sacco le piante. Io ho visto un'orchidea blu, bellissima, ma bella, 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 26 euro. Li faccio steady. Nelle occasioni speciali, se qualcuno mi chiede cosa vuoi come regalo, magari le orchidee costano veramente tanto. Quindi comprarle così nei giorni normali non ha senso, secondo me. E poi abbiamo preso la stella di Natale. Ne abbiamo prese due per noi piccoline e una un po' più grande per sua mamma. Scusate, ma ho un po' di sonno oggi. E, però... sono carine, non sono costate tantissimo per quello che le abbiamo prese. Non hanno il costo dell'orchidea, sinceramente. No, forse una grande... Quanto costava? 8,99. No, quelle più grandi. Ah, 25. 25? Enormi, 25. Ma erano enormi, cioè veramente... grandi cespugli. Veramente, veramente grandi, quindi... 90 centimetri erano. 90 centimetri, se vi bastano anche quelle piccole, 3,95 euro, tipo quelle che ho io, vanno benissimo. E poi comunque ci sono altre due piante che mi ha dato, però non so cosa, continuo a sbadigliare. Non vi ho fatto vedere, sono piante grasse, sono sotto in cantina, perché Manuel mi ha detto di lasciarle di sotto, quelle due. E quindi poi questa primavera le mettiamo fuori e facciamo il trapianto, perché ce ne sono due, a due figlioletti una, quindi molto molto carina. Quindi le metteremo poi fuori, anche tutte le piante. Diciamo che bisogna d'estate metterle fuori e d'inverno le metti dentro, perché se le tieni tanto in casa... Oh, scusate, non so cosa mi sta succedendo, sto continuando a sbadigliare. È la camomilla. È la camomilla, bene, perfetto. Cosa stavo dicendo? Se tieni in casa anche d'estate non crescono, infatti io ho fatto questa cavolata per alcune piante e sono ferme. Stavamo pensando di mettere della... non mi viene in mente il nome. Cosa? Quella arrampicante. L'edera.
Praticamente dove c'è la ringhiera e dove abbiamo messo la... Non mi vengono le parole, la rete per quando Dakota stava scappando, cioè era scappata per non farla più scappare, per farla arrampicare tutta lì, perché Manuel in realtà voleva mettere delle siepi, però le siepi costano veramente tanto e quindi mi è venuta questa idea qua. Magari si possono mettere dei rami e poi tanto si propaga perché non c'è nessun problema. Quella stai sicuro che tanto Pecchisce. infestante, è infestante. E quindi magari invece di fare delle siepi ci metti l'edera, quella sale su, fa quello che vuole, sta lì. Bisogna solo sperare che poi non faccia danni. Poi. L'edera è un po' infestante, vabbè, ogni tanto la tagli. Quindi vediamo. Un attimino, sarà veramente la camomilla che mi fa sbagliare così tanto. Anche perché noi adesso ogni sera facciamo la camomilla qualcosa per la notte, per fare tanta nanna tranquilli, che poi tanto non siamo lo stesso tranquilli. Ma piccolo particolare, domani devo di nuovo lavare i capelli. Ho un sacco di capelli bianchi, ragazze. Sono vergognosa, devo farmi la tinta. Veramente. E niente, io chiudo qua questo video. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto in compagnia. In compagnia, no, per compagnia. E comunque domani gireremo un altro vlog per giovedì. Perché domani è martedì, sì. E poi inizieranno anche i vlogmas. 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 Sì, mi sta ciucciando il dito. Ma perché gli fai ciucciare il dito? Come bambini, ciuccia il dito. Manu è innamorato di sto cane. È innamorato. Fa così con la linguetta. Ormai esiste solo più bullella per Manu. Solo più bullella. Guarda, mi ciuccia il pollicione. Comunque, non vediamo l'ora di iniziare il vlogmas, non so ancora se riuscirò a farli tutti i giorni o cosa, vediamo, vediamo cosa succede. Un pupuzzo, stai tranquilla. Un pupuzzo che fa Si così nella prepara. cuccia. È Si prepara la cuccia. a posto? Ce la facciamo? Forse. E niente, vi saluto perché sono già 8 minuti. Ti puoi mettere giù? Lo fa apposta, credo. Ti metti giù? Ok. Non mi soddisfa, ora sì. Quindi spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo comunque giovedì con un altro video. E niente, vi mando un grosso grosso bacione. Ciao ciao. Ciao ciao.